Amici somalinesi, nel mio comunicato settimanale desidero innanzitutto portare il saluto del sindaco Matteo Pessioni. Inizio questa mia informativa con la prima parte di consueta trasparenza sulla situazione sanitaria del paese. Dall'inizio della pandemia, i positivi ad oggi sono stati 56, di cui 4 non domiciliati a Sommariva del Bosco, 34 in caso di riposo tra ospiti e operatori sanitari. In totale i decessi sono stati 5 per pregresse patologie, ma comunque positivi al Covid-19, di cui uno non residente. Il dato estremamente positivo della settimana appena trascorsa è che abbiamo avuto 14 guariti, che sommandosi ai primi 3 delle scorse settimane raggiungono il totale di 17, di cui 12 presso la casa di riposo. Ricordo che i casi positivi esterni alla casa di riposo, eccetto uno, riguardano sempre attività, familiarità o contatti con l'ambiente sanitario ospedaliero. Ho il piacere ora di farvi vedere il verbale di ieri relativo al secondo sopralluogo dell'AS Curio 2 con i medici dell'esercito presso la casa di riposo. In esso si evidenzia l'ottimo lavoro svolto da tutto il personale della casa di riposo, coordinato dal presidente Borri e dal direttore sanitario, dottor Vanni Armando, che ha ricevuto un elogio. Elogio che a mia volta ho dirottato a tutto il nostro personale comunale dedito all'emergenza, che, come già evidenziato in un vecchio comunicato, in 3 ore aveva allestito la zona della casa di riposo anticontagio. Nei prossimi giorni proseguiremo con la seconda fase di pulizia e sanificazione delle zone del paese più frequentate e nevralgiche per ogni attività, nonché in alcuni locali di pubblico utilizzo. In merito invece alla nostra fase 2, con l'intervento dei consiglieri comunali Fabrizio Vanni e Stefano Gallo, sono già ripresi in settimane i lavori di Piazza Roma e Piazza Seisen per il loro definitivo completamento. Grazie invece agli assessori Cinzia Spagnolo e Michaela Fazion, come già annunziato, è attiva da 2 giorni la piattaforma online Spese in Comune, sul sito appunto comunale, che ha ricevuto un apprezzamento dall'ASCOM come iniziativa innovativa su tutto il territorio di riferimento. Inoltre, nell'ultima giunta comunale, con grande soddisfazione dell'assessore Giorgio Cristina, è stato deliberato il progetto preliminare del parcheggio delle scuole che qui vi evidenzio. Opera attesa dalla dirigenza scolastica da più di 10 anni per indispensabili esigenze pregresse, ma oggi soprattutto in linea con il rispetto delle future normative post-coronavirus. Progetto che vedrà anche un adeguamento del parcheggio già attuale, che sarà solo più utilizzato dal corpo docente e l'impiegatizio della scuola. Con l'aiuto del tecnico e del consigliere comunale Bogetti Domenico, abbiamo affidato l'appalto del nuovo scuolabus, che sarà consegnato entro fine settembre al più tardi. Con l'aiuto invece del consigliere Nicola Galli partiremo presto con le ricognizioni di tutti gli impianti sportivi e delle zone gioco per poter garantire ai nostri giovani una ripresa delle attività motorie e ludiche non appena il decreto ministeriale lo consentirà. Dalla prossima settimana partirà poi anche il completamento del nuovo loculario presso il cimitero Bonviso. In ultimo, ma non per importanza, ci tengo a comunicarvi che domani, 25 aprile 2020, ricorderemo, seppur in forma ristrettissima, tutti i partigiani che con l'aiuto degli alleati americani ci hanno ridato la nostra libertà e democrazia. Ma ci tengo ad informarvi che da stasera e per sempre sarà illuminato con il tricolore il monumento ai caduti presso i giardini della stazione. Come potrete, spero più presto, vedere e che con determinazione e concretezza portiamo avanti il nostro programma, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, e non scordiamoci, anche con alcune defezioni tra gli impiegati ai quali va il nostro caloroso saluto di pronto rientro. Siamo pronti, in attesa dei nuovi decreti, con le risorse necessarie per far riprendere a Sommariva e ai sommarivesi una nuova normalità ed un nuovo slancio, per annullare le paure dell'incertezza che il coronavirus ci avrà voluto lasciare. Ma ora concludo con un caro saluto, come abbiamo fatto un paio di giorni fa,
A tutte le nostre ragazze e ragazzi che con abnegazione hanno rispettato tutte le normative e restrizioni, ma che ora è giusto che possano riprendersi i loro spazi. I nostri ragazzi sono stati quelli che hanno rispettato in maniera capillare le regole, ma sono anche stati i più penalizzati. Pertanto mi auguro che tutte le istituzioni possano veramente ora pensare a loro. Grazie e lavoreremo per voi.